Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Cinema, addio a Robin Williams, si sospetta un suicidio. Ebola, morto il missionario spagnolo contagiato in Liberia. Inflazione, confermata allo 0,1% a luglio. Ho perso mio marito e il mio migliore amico, mentre il mondo ha perso un grande attore. Ma vi prego di rispettare la nostra privacy e soprattutto di ricordare Robin per la sua brillante carriera e per il suo sorriso, non per il modo in cui è morto. Sono le parole di Susan Schneider, moglie dell'attore Robin Williams, morto a 63 anni nella sua casa in California. L'attore, che soffriva di una forte depressione, secondo la polizia si sarebbe suicidato. Non ce l'ha fatta Miguel Pajares, il missionario spagnolo di 75 anni contagiato dal virus Ebola in Liberia. Il sacerdote è morto questa mattina all'ospedale Carlos III di Madrid. Il missionario stava ricevendo il siero sperimentale Made in USA ZMAP, somministrato anche a due operatori sanitari americani che avevano contratto l'infezione in Liberia e che sarebbero invece in via di miglioramento. L'inflazione si è attestata allo 0,1% a luglio, toccando i minimi dal 2009. Lo rileva l'Istat, che conferma così la precedente stima. L'inflazione acquisita per il 2014 è stabile a più 0,3%. Il calo è dovuto principalmente alla riduzione dei prezzi degli energetici regolamentati, spiega l'Istat. 10 milioni di poveri belli allegri in vacanza. Così Beppe Grillo replica a Matteo Renzi, che aveva detto agli italiani di andare in vacanza tranquilli. Il post, che lancia l'hashtag Morti di fame allegri, prende spunto da un articolo del Sole 24 Ore che rielabora una serie di dati Istat sulla povertà. In Italia ci sono 10 milioni e 48 mila persone che vivono in condizioni di povertà relativa, pari al 16,6% della popolazione. Tra questi, si legge nell'intervento pubblicato sul blog di Grillo, oltre 6 milioni sono poveri assoluti. Un sottufficiale dell'esercito italiano è stato trovato privo di vita all'alba a Shama, nel Libano del Sud, all'interno della base militare che ospita il contingente italiano dei caschi blu dell'ONU. Il militare, originario di Palma Nova, in provincia di Udine, era in servizio presso il battaglione logistico Ariete di Maniago e si trovava in Libano da maggio. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per stabilire la causa del decesso. La delegazione palestinese impegnata nei negoziati indiretti al Cairo con gli israeliani per arrivare a un cessate il fuoco permanente non intende cedere rispetto alle richieste avanzate durante il primo round di colloqui nella capitale egiziana. Nonostante lo stallo, i negoziati proseguono e si prospetta l'ipotesi di una proroga di 72 ore della tregua che scadrà domani. Secondo compleanno rosso nero e 24 candeline. Tanti tanti auguri Mario. Così il Milan celebra sul suo sito web il 24esimo compleanno di Mario Balotelli. Dopo 30 gol in 54 partite rosso nere, dopo 13 gol in 33 presenze azzurre, Mario Balotelli, da tutti considerato come un veterano, è un giovane calciatore con tanti margini di miglioramento, aggiunge il club rosso nero.